Buongiorno a tutti, a belli e brutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove parlerò delle situazioni di Napoli e Juventus. Napoli-Juventus, gara che andrà in scena domani a San Paolo alle 20:45. Parliamo prima della partita, analizzando squadra dopo squadra. Iniziamo prima da noi, che veniamo da tre vittorie consecutive: Parma, Supercoppa appunto contro la Juve e Cesena. Nelle ultime due partite si è vista una crescita incredibile, ma più mentale che fisica, di Rafael e Hamsik, criticati da tutti, persino da me, ma hanno fatto due partite veramente buone, sia in Supercoppa sia contro il Cesena. Poi c'è il ritorno a gol di Higuaín, che ha fatto 5 gol, perché io conto anche il rigore, in due partite. Il ritorno al gol di Calejón, che secondo me sente troppo la pressione della concorrenza con Gabbiadini, e quindi secondo me gli dà qualche spinta in più per fare meglio. Passiamo alla Juventus, una Juventus che non è più pericolosa come all'inizio, ovvero affamata, stanno uscendo molti problemi, tra cui soprattutto fisici. L'unico che è veramente in palla è Tevez, quindi se mettiamo la marcatura uomo su Tevez, forse la Juve non creerà tantissimo pericolo. Poi l'aspetto tattico mi affido a Benitez. Poi c'è Pogba, 21 anni, francese, futuro forse pallone d'oro. Ha grandi qualità, ha fisico, però si sta comportando nelle ultime partite da bimbo minchia. Sotto porta troppo egoista, dribbling troppo stupidi, passaggi sbagliati. Poi c'è Pirlo, che l'età si fa sentire, però a ogni passaggio che fa ti fa venire giallo, perché lui è un campione con i piedi. E infatti proprio con i piedi, proprio al centrocampo, si giocherà la partita, secondo me. E se vogliamo essere onesti, il centrocampo della Juve è molto più forte, del Napoli qualitativamente. Non c'è nessun dubbio. Però io sono convinto che faremo una bella partita, perché abbiamo la spinta del pubblico di 60.000 spettatori, inclusi il settore ospiti. Furbescamente De Laurentiis ha messo in vendita i biglietti anche nel settore ospiti. Quindi spero di vedere una bella partita, perché i tifosi non verranno solo per la partita, ma anche per omaggiare il tappino Daniele, cantando le sue canzoni che spero De Laurentiis metterà. Io so per certo che sicuramente che a San Paolo ci saranno juventini con la sciarpa del Napoli in altri settori, e su questo ci metto la mano sul fuoco. Giustamente, un mio amico juventino, e io ne vado orgoglioso di avere anche amici non napoletani, ha detto esplicitamente: chi va allo stadio San Paolo tifando la Juve ma con la sciarpa del Napoli non è juventino. Bravo, concordo con te, complimenti, perché non hanno identità. Bravissimo, concordo con te, ed è la prima volta che concordo con un juventino. Attaccandoci all'argomento dei tifosi, io vorrei fare un appello a quei tifosi che l'anno scorso hanno accolto il pullman della Juve, sia sotto l'albergo sia fuori allo stadio, con sassi, spranghe, sputi, calci, eccetera. Voglio, io mi vergogno di avere concittadini come voi, perché voi siete la monnezza di Napoli. Voi che odiate tantissimo la Juve e lo fate con la violenza. Siete una banda di ignoranti, stupidi, mentecatti. E maggio trattenuto, perché siete delle merde umane. Soprattutto, e io l'ho visto l'anno scorso con i miei occhi, nonché testimonianza di altri juventini, e là sono d'accordo anche con questo, soprattutto padri con i figli che dicono ai figli: sputa figliolo al pullman. Questo non è calcio. Questo è violenza. Gli sfottò ci possono stare, ma la violenza fatevela a casa vostra. Soprattutto chi fa i cori intonando l'Aisel.
Là è proprio una vigliaccheria, una stupidaggine, una solo una persona con una mente veramente disturbata, veramente violenta, si mette a fare core di questo genere e fa quei gesti. Quindi, Vaiù, io mi dissocio. Io, come tanti altri napoletani che conosco, ci dissociamo da questi episodi vergognosi. Perché ricordatevi, questa che verrà domani è una partita, non una guerra. Ecco, per noi è la partita. Perché se vinciamo, il giorno dopo può capitare anche che tu vai a un bar e trovi l'individuo, ti offre un caffè, perché è felice ad aver battuto la Juve, la prima in classifica, quelli sborioni, quelli con gli altolocati, quel nord. Perché, vaio, diciamocelo francamente, battere la Juve per noi è una cosa incredibile. È come un derby, è come un classico. Cioè, io quando scendo per casa sento solo Napoli-Juve o Juve-Napoli. È una cosa incredibile. Lo so, voi juventini vedete questa partita come una partita come le altre, ma non per noi, non per noi. Quindi, se vinciamo, è vero, non vinciamo il campionato, assolutamente, ma assolutamente, anzi, io ribadisco, il discorso del campionato è solo tra voi e la Roma, però battere la Juve è una cosa incredibile e indescrivibile. Quindi, se volete capire veramente, veramente il perché il napoletano tiene a questa partita più delle altre, vi invito a Napoli e ci parliamo davanti a un caffè. Ma io questo è tutto. Ci vediamo domani sera o lunedì mattina con il mio prossimo video, sperando di vincere. Ma io, Camarone ci accompagna. Forza Napoli e Juve merda, sempre. Ciao!